Buongiorno e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio farvi vedere una bella borsa realizzata con questa bella fettuccia. È una fettuccia in licra, veramente molto molto leggera. I colori sono tanti, io ho scelto il rosa tea perché in video, insomma, è più facile farvi vedere la lavorazione. Ma di colori ce ne sono veramente tanti, poi nel link vi metterò, insomma, dove, se vi piace, dove potete acquistarla. E non costa tantissimo, un gomitolo del genere viene intorno ai 3 euro e quindi, insomma, è abbordabile un po' per tutti. Allora, il progetto che andiamo a realizzare è un progetto veramente molto molto semplice. Unica cosa che puntualizzo, molte mi chiedono: ma con la fettuccia ho difficoltà a infilare nel fondo, perché il fondo, vedete, ha sempre questi buchetti molto piccolini e quindi potrebbe essere difficile, insomma, la lavorazione iniziale, no? Perché poi dopo è facile. E niente, io che cosa faccio? Prendo la fettuccia, vedete, questa fettuccia è larga così, un paio di dita è larga, non di più. Taglio circa 2-2 metri e mezzo, poi vi regolate voi più o meno in base alla grandezza del fondo, perché questo fondo è 30x10, e la taglio a metà, quindi con la forbice taglio proprio la metà così, in questa maniera qui. E il risultato, vedete, questo qua, io già l'ho fatto ovviamente per farvi vedere. Ho tagliato la metà e vado ad iniziare il lavoro con questa metà qui, ok? Quindi cosa faccio? Prendo il mio fondo dal centro. Vedete? Prendo la mia fettuccia e inizio con la prima asola. Io sto usando un uncinetto 3,5, diciamo che andrebbe bene anche il 3, però col 3,5 l'uncino è un po' più grande, vado meglio. Poi entro, aspettate, mi giro perché sennò vado male. Una volta che ho iniziato così, entro nel prossimo foro, vado a prendere la mia fettuccia da dietro e faccio così. Inizio. Una cosa che vi voglio dire è di mantenervi morbide, quindi di non tirare troppo, va bene? Ora entriamo dentro al prossimo e prendiamo sempre la nostra fettuccia in maniera, vedete, morbida e facciamo così. Ok? Di nuovo entriamo nel prossimo, prendiamo la nostra fettuccia, la tiriamo, vedete, per non essere troppo stretti, e come vedete deve essere più o meno così il risultato, non deve tirare, vedete, deve essere morbido, di qua ci sarà questo risultato. E facciamo questo per tutto il perimetro, quindi del fondo fino ad arrivare nell'ultimo, e vi faccio vedere come chiudere. Quindi ragazze e ragazzi, alla fine il risultato sarà, vedete, questo qui. Ok, quindi in maniera morbida. Adesso andiamo chiaramente a chiudere. Allora, vedete, io sono arrivata qui nell'ultimo, faccio in questa maniera qui, quindi tiro il mio filo all'esterno, entro in questa maniera qui ed entro, vedete, qui nel foro, però entro nel centro, quindi prendo col mio uncino così. E vado a tirarmi sempre in maniera delicata la fettuccia. Ok? Quindi rendiamolo morbido ed ecco qua, vedete, non si vedrà nessun punto di giuntura e noi inizieremo la nostra lavorazione all'interno. Dietro c'è questa situazione qua, quindi andiamo a fare un nodino e a nascondere. Allora, io in genere firmo con la colla, vi dico la verità, quindi faccio un leggero nodino, così, vedete, in questa maniera qui, ed entro all'interno e fermo con un punto di colla, colla a caldo nel mio caso, fate anche voi la stessa cosa. Adesso andiamo a vedere come lavorare all'interno di questa trama, quindi delle nostre catenelle. Quindi, una volta che abbiamo terminato, il risultato sarà questo sul davanti. Questo all'interno della borsa, ok? Ora andiamo a proseguire la nostra lavorazione. Allora, io lavorerò con un uncinetto 6,
Però già vi dico che per chi ha la tendenza a tirare troppo, lavora stretto, meglio un uncinetto 7 se non 8 addirittura, dipende insomma da come lavorate. La fettuccia è una fettuccia sottile, quindi non richiede un uncinetto molto grosso, però questo è un qualcosa che dobbiamo valutare noi in base a come lavoriamo. Quindi iniziamo dal centro, vedete in questa maniera qui, prendendo solo una delle due asoline. Quindi iniziamo così, in questa maniera qui. Una catenella e all'interno di ogni asolina lavoriamo una maglia bassa. Metto così che vado meglio. Di nuovo entriamo nel prossimo e lavoriamo un'altra maglia bassa. Quindi vedete, diciamo che un uncinetto 7 sarebbe più adatto, però io personalmente lavoro abbastanza morbido. Allora, quando arriveremo, vedete, nell'angolo, quindi in ogni angolo, lavoreremo due maglie basse, quindi faremo un aumento, quindi 1 e 2. Nel prossimo lavoriamo la nostra maglia bassa. Quindi voi dovete proseguire in questa maniera qui, lavorando delle maglie basse in ogni punto e in ogni angolo, quindi qui. Qui e qui lavoreremo due maglie basse. Se poi pensate di lavorare troppo stretto, potete aggiungere due maglie basse anche al centro. Quindi quando abbiamo iniziato ne facciamo due. Nel mio caso non c'è bisogno. Va bene? Quindi proseguite fino a qui, fino ad arrivare qui, ci chiudiamo insieme. Allora, ragazzi, io sono arrivata, vedete, alla fine e mi sono resa conto che siccome sto lavorando con un uncinetto troppo piccolo, meglio fare l'aumento nel centro, quindi l'ho fatto anche di là e quindi farò un altro punto nello stesso dove ho iniziato, che ho la catenella. Quindi adesso proseguiamo semplicemente in tondo, quindi qui è dove c'era, vedete, la catenella e facciamo così, chiudiamo. Scusatemi, ho saltato la catenella. Quindi qui è dove abbiamo iniziato, vedete, il nostro lavoro. Quindi prendiamo in questa maniera qui e lavoriamo la maglia bassa. Di nuovo, sempre in coste andiamo a lavorare, vedete? Prenderemo sempre una sola asola. Sempre una sola asolina. Ok, quindi andiamo a proseguire così per un tot di giri. Il secondo giro già ci permetterà di girare ovviamente il bordo della borsa. Allora, ragazzi, io già vedete, sono arrivata a buon punto. Ok, allora vi voglio far vedere quando incontrerete queste giunture, perché l'unica cosa di questa fettuccia è che hanno fatto le giunture in questa maniera qui. Ok, adesso vi faccio vedere personalmente come faccio. Allora, io vedete, continuo con la lavorazione fino ad arrivare quando praticamente ho, vedete, la giuntura così, ok? Quindi faccio in questa maniera qui, prendo, lavoro il mio punto e lavoro così, vedete? Quindi la giuntura andrà all'interno in questa maniera qui e non vi darà sicuramente nessun fastidio, ok? Allora, io ho terminato i miei giri che sono in totale dal primo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 per un'altezza totale, quindi io conto sempre da qui, vedete, dalla prima treccina, per un'altezza totale di 23 centimetri, ok? Ve lo dico perché magari se vi piace un po' più alta, noi io non preferisco, ma soprattutto mia figlia non preferisce le borse molto alte. Ok, poi internamente vi andate a sistemare, anche se noi andiamo poi a mettere anche il video tutorial, io già l'ho fatto, quindi vedrete un tutorial, vi metto il link, della fodera a sacchetto con i fori e avrà la chiusura, vedete, proprio a sacchetto, ok? Ora noi siamo arrivati a questo punto. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un ultimo giro a maglia bassissima. Avendo lavorato in tondo, io adesso vado a chiudere in questa maniera qui. Con l'uncinetto, vedete, nel prossimo, quindi in questo, vado da dietro e prendo il mio filato.
Così. E poi entro praticamente. Allora, aspettate, scusatemi. Allora, scusate, così. Entro sul. Così. Quindi da sotto, non dal centro. Poi entro in questo e prendo. Ed ho praticamente, vedete, chiuso il punto che sembra continuo. Adesso da qui in poi vado a lavorare a maglia bassissima, quindi entro sempre al centro e lavoro una maglia bassissima. Andrò poi a chiudere qua, vedete? Mettete un segnapunti se pensate di non ricordare. Adesso quindi andiamo a proseguire in ogni punto lavorando delle maglie bassissime. Vedete? Andrà leggermente a stringere il bordo della borsa. Ok, quindi fate questo per tutto il perimetro fino a qui. Sono arrivata, vedete, nell'ultimo punto, quindi ho lavorato la mia ultima, taglio la mia fettuccia e faccio in questa maniera qui. Tiro, entro, vedete. In questa maniera qui tiro il mio filo e poi entro in questo da dietro, così sempre al centro, realizzando praticamente l'ultimo punto così. Oh, scusate. Ed ecco qui da rendere dritto il mio lavoro. Ok, adesso ecco, vi faccio vedere la lavorazione, una lavorazione molto semplice. Allora, questo filo ovviamente lo andiamo a nascondere come tutti gli altri internamente. Più che nascondere dobbiamo bloccarli, quindi o con un punto di colla o con un punto di cucitura. Adesso andrò a fissare la mia fodera, anzi andiamo a mettere prima i manici, vi faccio vedere come fissare i manici che saranno in tinta con il fondo di cuoio. Allora, ecco che io mi sono portata avanti e ho cucito i primi manici, ok? Quindi il primo manico. Allora, come prendiamo la misura? Dobbiamo prendere la misura, quindi la distanza dal laterale deve essere uguale per entrambi i lati. Quindi io non solo ho contato 1, 2, 3, 4, allora, ho contato 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e ho messo il segnino, vedete? Quindi da qui in poi ho iniziato a, vedete, a segnarmi dove doveva venire l'aletta. Di qua ho fatto uguale 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ho messo il segnino, è uguale qui, ok? E sono in effetti 7 centimetri di distanza con il metro. Ora, come procediamo di qua? Io ho preso anche il segnino di qua, giustamente, e dovete, allora, poi decidete voi. Allora, qui io ho saltato questo laterale, dopo insomma lo vado ad aggiustare con della fettuccia, però dovete fare in modo che sia uguale, ovviamente. E potete anche fare diversamente. Allora, potete anche cucire in questa maniera qui, iniziate da dietro, quindi fate una cucitura qua, un'altra qua, così, così, così e così. E alla fine da dietro chiudete. Io ho preferito fare questo disegno geometrico, insomma ognuno poi può fare come preferisce. Quindi prendiamo la nostra aletta, la infiliamo così, vedete? E in questa maniera qui, tipo sandwich, andiamo a posizionare come dobbiamo andare a cucire. Quindi questi sono i primi fori, facciamo in questa maniera qui, vedete? E iniziamo a cucire come, insomma, ci piace di più. Quindi entriamo da dietro. Io personalmente ho fatto così. Poi, scusatemi, poi da dietro sono andata dietro, sono riuscita sul davanti, ho fatto ecco praticamente delle X, ok? Però vi ripeto, potete anche cominciare da dietro e proseguire facendo una cucitura qua, poi un'altra qua, un'altra qua, un'altra qua, insomma questo è a vostro piacimento, ok? Quindi andate a proseguire sia con, io ho usato un ago, vedete, con la cruna larga. E andate a fare praticamente la stessa lavorazione anche da quest'altro lato. Quindi uguale, prenderemo la nostra aletta e faremo nella stessa maniera. Allora, una volta vedete che abbiamo fissato i manici e siamo andate, vedete, a cucire la fodera,
Se vi interessa la foto era già preparata, vi metto il link nel box informazione oppure la potete realizzare voi. È di TNT, vedete? Ecco qua, all'interno ci sarà. Ecco fatto. Cioè sia a sacchetto la fodera che semplice, insomma, quella semplice che poi dovrete mettere ovviamente una chiusura perché a sacchetto sarà chiusa. Io adesso non so, volevo mettere questa decorazione, magari che scende a cuore così perché mi piace, credo insomma che la metterò. Niente, questo è un tutorial veramente molto semplice. All'inizio del video vedrete anche altri colori di queste fettucce perché ce ne sono veramente di svariati colori, rosso, fucsia, bianco, nero, eccetera. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto...